La preparazione l'abbiamo fatta, quindi possiamo andare ad assemblare il tasto Home. Allora, prima di tutto va messa la parte di sotto, no? Del circuito. E quindi questa che abbiamo preparato per prima, con il supportino, eccolo qui. E poi ci va sopra questa parte che lo regge, che ve l'ho fatta già vedere, è in silicone. È già preparata con la sua colla, quindi la togliete da questa parte così. State attenti perché questa qui si deforma subito, quindi apritela piano piano con calma. Ecco qui, e a questo punto l'andate a posizionare sul supporto. Oppure potete fare anche così, guardate, prendete il tasto qua, vi mettete in mano questo. In questo modo, no? Sempre se si ferma che incolla. Comunque, allora facciamo così. Lo tenete così, prendete il pulsante Home e ce lo mettete dentro. C'è già il disegno del pulsante. Lo dovete avvolgere con questo silicone che poi andrà incollato in questo punto. Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Io sono in ferie, ma questo video lo vedrete ugualmente perché è stato realizzato prima delle ferie e verrà caricato successivamente, così faccio compagnia anche durante le vostre ferie. Dunque, cosa vogliamo vedere? Questo è un frontale non completo per iPhone 5. Volevo farvi vedere come assemblare poi le altre parti, no? Per poterselo utilizzare. Comprando la parte non completa, e magari non originale, tanto è ottima uguale. L'importante è che l'LCD nella parte non originale sia un display Retina, quindi un Full HD. Se invece comprate anche il display non originale, allora in quel caso forse l'impresa non vale la spesa, perché poi degate, diciamo, la qualità del display e insomma io non mi metterei a spendere soldi su un prodotto del genere. Allora, la prima cosa che voglio far vedere è come si assembla la parte di sotto, ovvero il pulsante Home. Allora, per assemblare il pulsante Home bisogna disporre delle parti di ricambio, originali oppure no. Questa qui noi la metteremo in vendita, che è il supporto che sta dietro il tasto Home. Avete bisogno quindi di questa parte. In totale, se le ho contato bene, sono 5 parti che vi occorrono. Poi vi serve proprio il pulsante fisico del tasto Home, che è questo sarebbe quello venduto OEM grezzo, no? Poi da assemblare. Vi occorre poi il circuito del pulsante Home, che è questo circuito originale, quindi supporto, pulsante, circuito, la parte che regge il circuito, che è questa qui che si incolla sopra, e infine vi servono le due viti laterali. Abbiamo anche il kit delle viti per quanto riguarda l'iPhone 5, quindi abbiamo tutto l'occorrente per poter assemblare. Aspettate, manca un pezzo, ho dimenticato. Qui all'interno del pulsante Home, qui dove è questo cerchio, va messo un supportino di metallo, perché altrimenti poi non clicca. Questo supportino di metallo ce l'abbiamo ed è questo, vedete? Ne abbiamo tanti, ne basta uno di questo, si incolla al centro qui e finalmente il tasto Home clicca. Senza questo non clicca. Poi si potrebbe realizzare in modo casalingo anche mettendo uno spessorino, ma ce l'abbiamo, è meglio così, no? Quindi abbiamo quindi uno, contiamoli insieme quanti pezzi vi occorrono per realizzare il tasto Home. E allora la parte questa è 1, 2, 3, 4, 5 le viti, quindi sono 6 con il col supportino. Allora prendiamo intanto il supportino e mettiamolo al centro del nostro tasto Home. Qui ne abbiamo diversi, ne abbiamo comprati diversi perché se ce lo ordinano le persone, la versione non completa gli mandiamo questo, se ce la ordinano completa, non originale, gliela assembliamo noi, perfetta, e gliela mandiamo. Allora, eccolo qui, è già incollato, adesso lo incolliamo sul pulsante Home. Eccolo qua, sta venendo. Ci vuole qualcosa di più preciso. Facciamo
facciamo con questo, mi si è incollato il dito mio, vabbè, comunque sono dentro la fotocamera, sì, ecco qui, si va a incollare sul centro di questo, vediamo se ci siamo, no, la colla sta dall'altro lato, vabbè, prima o poi lo indoviniamo il posto, no? Ecco, quasi che ci siamo, ok, l'abbiamo messo al centro, spingiamolo in modo che faccia, aderisca bene, pare che, vabbè, comunque eventualmente poi lo sistemo ancora meglio, ma comunque questo qui è il pulsantino di metallo, scusate, lo spessore di metallo che va messo al centro del tasto home per fare in modo che clicchi perfettamente e poi andrà messo al suo posto, ok. Scansiamo tutti questi pulsantini, bene, e adesso vediamo come si mette qui sopra, su questo supporto esterno, il circuito. Allora, guardate intanto questo supporto, da un lato ha una linea tutta dritta, vedete, tutta continua, dall'altro invece, vedete, è tagliata, è da questa parte che deve uscire il circuito, cioè questa parte così, vedete? È da questa parte dove è tagliata che va a uscire, perché questo qui va incollato qua sopra in questo modo, vedete, e quindi da qui esce, se lo mettessimo dall'altra parte si taglierebbe, e il circuito ve lo daremo già con l'adesivo preimpostato, quindi basta che vi preparate il supporto, togliete l'adesivo, ecco come sto facendo io, vedete, lo togliete e adesso andate a fare centro, ovvero lo posizionate perfettamente sul supporto. Lo faccio io davanti a voi, se sono capace io, penso che sarete capaci anche voi, vedete? Voi guardate che sia centrato sia la parte di sopra che di sotto, eccetera. Ecco qui, abbiamo assemblato il circuito del tasto home sul supporto del tasto home. Poi toglierete anche questo qui perché lo dovete incollare sul frontale e farà click con questi due contatti, no? Che sono poi nella parte di sotto dell'iPhone 5. Quindi abbiamo già, diciamo, preparato una prima parte, no? Abbiamo messo il supportino di metallo che va in giro, adesso lo fermo io, vediamo se continua ad andare in giro. Quanto pare l'adesivo che gli hanno messo non è tanto buono, quindi metterò appena io un po' di adesivo qua e lo incollo, perché guardate dove è andato a finire sul mio dito. Gli piace andare a spasso, adesso lo fermo io. Mi raccomando, guardate bene il verso, perché prima stavo sbagliando. Il silicone sta attorno, viene messo così, vedete? Il pulsante sta di qua e quindi in questo modo va incollato in giù qua perché farà presa con le parti laterali, vedete? Allora, quindi mettiamolo giù. Prendiamo lo strumentino di precisione per aiutarci. Ecco qui, vedete, c'è proprio la sagoma poi, no? Quindi non vi potete sbagliare nel posizionare il tasto home. Poi basta girare e vedere se sta a posto, vedete, eccolo qua. Non mette a fuoco perché è lucido. Vediamo, togliamo il lucido, può essere che mette a fuoco, perché con tutto questo lucido non riesce a mettere a fuoco. Ecco qui, adesso ho messo anche il dito per dare una mano, vedete, ho già posizionato il tasto home. Allora, così. Bene, e adesso sopra ci andiamo a mettere il circuito che ho preparato con il supporto. Togliamo adesso finalmente l'adesivo. Così. Bene. Teniamo a portata di mano le due viti. Prendiamo il kit delle viti noi completo. Comunque, se voi avete le vostre due viti potete utilizzare le vostre, no? Vedete, basta far combaciare la vite e l'altra vite e poi andate ad incollare questo qui sotto, perché è qui che deve fare contatto poi il tasto home che sta sotto, no? Su questi due punti, quindi lo mandate giù qui così sulla parte di plastica, ok? A questo punto possiamo inserire le nostre due viti per fissare completamente il tasto home. Una a destra e una a sinistra, sono delle viti a stella,
così, una, ok, e la seconda, due, ecco qui, abbiamo quindi assemblato il nostro pulsante home, 6 pezzi quindi, supporto del tasto home, silicone indietro, spessore di metallo, tasto home e circuito, ed eccolo qui che adesso è completamente funzionante. Scansiamo il film protettivo e clicca già benissimo da qui, perché questo appena messo già clicca, già è ok. Poi quello comunque lo potete provare prima di rimontarlo. Lo sentite il clic? Clicca, clicca. Clicca benissimo. Bene, è dritto, è pulito. Poi se non è pulito gli date voi una bella pulita. Questo per quanto riguarda il tasto home. Io sono in ferie, auguro buone ferie anche a voi. E vi farò trovare online su YouTube anche il video per quanto riguarda la parte superiore. Quindi vi dirò quali sono le parti che occorrono. Ricordo che tutte queste parti di ricambio non ce le abbiamo sul sito iphoneassist.it. Se non le trovate, mandate una richiesta o a giuseppe.mignanelli@gmail.com oppure a info@iphoneassist.it, e tutte le parti le avrete, tipo questa qui, che è la parte anteriore dove sta la fotocamera, il sensore di prossimità e tutto il resto, tipo quest'altro qui, supporto del speaker in alto, no? E al speaker e supporto delle speaker, tipo i vari pezzetti in silicone dove si vanno a mettere queste cose, eccetera eccetera. Abbiamo tutto, ma proprio tutti i ricambi per fare per assemblare in fai da te la parte frontale del proprio iPhone 5. Oggi abbiamo messo online, vi auguro di nuovo buone ferie, abbiamo messo online il fatto del tasto home. Un saluto a tutti voi da iPhone Assist.